L'isola delle sirene. Tanto tempo fa, nel mare incantato, vivevano delle sirene bellissime dalla lunga coda turchese. Il mare che bagnava quest'isola era limpido, cristallino e profondo. La sabbia splendeva come l'oro, mentre alte palme da cocco donavano una fresca ombra. Nobilis, la sirena più piccola tra le sorelle del mare, era anche la più curiosa e intraprendente. Già molte volte aveva disubbidito i suoi genitori, che le raccomandavano di non salire troppo in superficie, perché le navi dei pirati erano sempre in agguato. Ma lei, sorridendo, rispondeva: «I pirati non esistono. Io salgo e continuerò a salire per incontrare la mia amica Ariel». Ariel era una cara amica di Nobilis e spesso le dava preziosi consigli quando si trovava in difficoltà. La mamma, con la voce tremante, spesso le rispondeva: «Fai quello che vuoi, testona, un giorno o l'altro ti troverai rapita dai pirati». Nobilis fuggì via, arrabbiata, stanca di sentire i lamenti della madre, e salì in superficie per incontrare la sua amica Ariel. La ranocchia fu felicissima di vedere la piccola sirena, e insieme iniziarono a giocare allegramente. Si sfidarono, come al solito, a chi aggirava l'isola più velocemente, l'una a nuoto, l'altra saltando sulla terraferma. Giocarono per ore e ore, fino a sera, ma all'orizzonte apparvero nuvoloni neri e minacciosi. All'improvviso scoppiò un violento temporale e le due amiche si persero di vista, travolte dalle onde e dal forte vento. Quando la tempesta cessò, Nobilis si ritrovò perduta in mezzo al mare, impaurita e confusa. Cominciò a nuotare per diverse ore, finché, a notte inoltrata, avvistò una nave che si stava avvicinando. Incuriosita, si avvicinò per vedere chi c'era a bordo, ma all'improvviso un pirata brutto e ubriaco la catturò e la rinchiuse in una gabbia, portandola sulla nave. Tutti i pirati la osservavano incuriositi e le facevano molti dispetti. Il capitano le si avvicinò e le disse: «Tu sai dove si trova la conchiglia parlante?» «Non è vero?» Nobilis rispose: «Perché lo vuoi sapere?» «Perché la conchiglia parlante sa dove c'è un tesoro molto prezioso che deve essere mio». Ariel intanto si era svegliata sopra uno scoglio poco distante dalla nave. Vedendola, volle esplorarla. Vi salì di nascosto e con grande meraviglia e paura vide la sua amica rinchiusa vicino al timone. Capì che era molto impaurita. Cercò di avvicinarsi per confortarla e per capire cosa fosse successo. Quando fu abbastanza vicino, Nobilis le raccontò: «Mi hanno catturato i pirati perché vogliono trovare la conchiglia parlante per farsi dire dove nasconde il tesoro. Vai subito da lei, spiegale ciò che è successo e ti dirà cosa si può fare». Ariel fece come gli aveva detto la sirena. Quando giunse dalla conchiglia, era stremata e a stento riuscì a raccontarle ciò che era successo. Lei la tranquillizzò dicendole: «Non preoccuparti, torna dalla nostra amica e dille di portare da me i pirati, al resto penserò io». La rana nuotò fino alla nave, riferì tutto a Nobilis e subito i pirati salparono verso la conchiglia. Giunti da lei, senza troppi complimenti, le chiedero: «Ebbene, dove si trova questo tesoro?» «Diccelo immediatamente», rispose loro. «Si trova sull'isola di fronte a voi, nella bocca del vulcano». Prima si precipitarono subito sull'isola e fecero a gara per chi arrivava primo. Ma il vulcano cominciò improvvisamente ad eruttare, riversando lava e pietre incandescenti su di loro, che non fecero più ritorno alla nave.
Nel frattempo la conchiglia parlante e Ariel avevano tagliato le corde della rete ed avevano liberato la loro amica. Nobilis prese le sue compagne tra le braccia e nuotò velocemente fino a casa, grazie all'indicazione della conchiglia, dove ritrovò la sua famiglia. Chiese scusa alla mamma e le disse: «Il tesoro più bello e prezioso siete tutti voi e non vi lascerò mai più». Da quel momento Nobilis ascoltò i consigli dei genitori perché aveva capito che l'amore era la cosa più importante nella vita.